Cari fratelli e sorelle, permettetemi di portarvi la straordinaria testimonianza di Jim Caviezel e della sua immedesimazione con il nostro Signore Gesù Cristo durante le riprese del film La Passione di Cristo. Questa è una storia di fede, di sacrificio e di prova. Una testimonianza che sfida e ispira tutti noi a seguire i passi del Salvatore con tutto il cuore. Quando la lavorazione del film ebbe inizio, Jim Caviezel si trovò ad affrontare una sfida assolutamente impegnativa. Doveva interpretare il ruolo più sacro della storia umana, quello del nostro Redentore, Gesù Cristo. Era consapevole dell'immensa responsabilità che questo ruolo comportava, ma si sentiva chiamato da una forza superiore a portare questo messaggio di amore e redenzione al mondo. La sua dedizione a questa causa fu totale. L'attore si immerse completamente nel personaggio, non solo come un'interpretazione da recitare, ma come una missione divina da abbracciare pienamente. Durante le riprese sentiva una profonda immedesimazione con Cristo, una comprensione del suo amore sacrificale per tutta l'umanità. Le riprese del film furono caratterizzate da un'intensità straordinaria. Jim Caviezel dovette affrontare durissime prove fisiche e psicologiche. Il trucco richiedeva 8 ore al giorno, dalle 2 del mattino alle 10. E il lungo tempo di preparazione lo privava di sonno e forze. Ma questa è stata solo una parte delle difficoltà affrontate durante la lavorazione. Durante la scena della flagellazione, l'attore subì 2 colpi di frusta per sbaglio, ma non si fermò, nonostante il dolore e le ferite. Sentiva di essere investito da una presenza divina, e questo lo sosteneva in quei momenti di sofferenza estrema. La scena della crocifissione fu particolarmente faticosa. Jim Caviezel fu appeso sulla croce per lunghi periodi, praticamente nudo, esposto al freddo. Le riprese furono effettuate in Italia, a fine inverno, e le lunghe ore al freddo provocarono una ipotermia e una polmonite all'attore. Nonostante ciò, non perse la sua fede e continuò a portare avanti quella che lui sentiva ormai essere diventata una missione. Ma le sfide fisiche erano solo una parte della storia. La testimonianza di Jim rivela anche esperienze quasi mistiche che ebbe sul set. Sentiva la presenza di Gesù Cristo dentro di sé, guidandolo e ispirandolo. Queste esperienze lo convinsero ancora di più della grandezza della sua missione. L'impegno di Jim Caviezel per il film lo portò a chiedere che durante la scena dell'ultima cena Gesù fosse presente nell'Eucaristia. Con l'aiuto di un sacerdote, portò l'ostia consacrata sul set, in modo che la luce nei suoi occhi riflettesse la presenza di Gesù agli spettatori. Era una testimonianza visibile del divino amore di Cristo. Jim non voleva che la gente vedesse lui, ma che attraverso di lui vedesse Gesù, perché così si avranno delle conversioni, diceva. E delle cose strane accaddero durante le riprese. Pedro Sarubbi, che interpretava Barabba, quando recitava questo ruolo sentiva che non era Jim a guardarlo, ma Gesù Cristo stesso. L'attore racconta che i suoi occhi non avevano odio o risentimento per me, solo misericordia e amore. Luca Lionello, l'attore che ha interpretato Giuda, era un ateo dichiarato prima dell'inizio delle riprese. Alla fine della lavorazione del film, si è convertito, si è confessato e ha battezzato i suoi figli. Anche uno dei capi tecnici, che era musulmano, si è convertito al cristianesimo. Alcuni uomini della troupe hanno affermato di aver visto persone vestite di bianco che davano consigli, che alla fine delle registrazioni non sono più apparse. Le prove e le sfide non finirono con la fine delle riprese. Jim Caviezel dovette affrontare un altro tipo di croce, quella della sua carriera. Nonostante il successo del film e la sua performance straordinaria, si ritrovò con molte porte chiuse a Hollywood. Il suo coraggio e la sua testimonianza di fede non furono ben accolti da tutti. Il film fu accusato di antisemitismo e Jim ne fu ritenuto responsabile. L'attore spiega l'ingiustizia di queste accuse, spiegando che il film non condanna gli ebrei nello specifico, perché tutti gli uomini sono stati colpevoli della morte di Cristo. Nonostante le conseguenze devastanti per la sua carriera, Jim non si pentì mai della sua scelta. Capì che il suo ruolo in quel film non era solo una recitazione, ma un'opportunità unica per testimoniare la verità del Vangelo e rafforzare la sua fede in Dio. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a seguire l'esempio di Jim Caviezel, ad essere coraggiosi testimoni della nostra fede e a vivere il Vangelo con ogni fibra del nostro essere. Possiamo trarre ispirazione dalla sua testimonianza di immedesimazione con Gesù, dalla sua dedizione totale alla missione di diffondere il messaggio d'amore e misericordia del nostro Signore. Preghiamo dunque,
per tutti coloro che testimoniano il Vangelo con coraggio e dedizione, che possano essere rafforzati dalla presenza del Signore e continuare a diffondere la sua luce e il suo amore in questo mondo. Possano le loro testimonianze portare conversione e speranza a coloro che incontrano lungo il cammino. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio vi benedica!